Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto nella tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 26 giugno 1922. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù è venuto e siccome da qualche giorno io mi trovavo tutta attratta, tanto che mi sentivo impotente al moto, mi ha detto, prendendosi le mie mani nelle sue: Figlia mia, lascia che ti sciolga io. E mettendosi a me vicino, ha messo le mie braccia sopra le sue spalle, dicendomi: Adesso sei sciolta. Stringimi a te, che sono venuto per farti compagnia e ricevere in cambio la tua vita. Vedi, io sono il Dio isolato dalle creature. Vivo in mezzo a loro, sono vita di ciascun loro atto. E mi tengono come se non esistessi con loro. Oh, come rimpiango la mia solitudine. Mi è toccata la stessa sorte del sole, che mentre lui vive con la sua luce e calore in mezzo a tutti, non c'è fecondità che da lui non venga. Col suo calore purifica tutta la terra da tante sozzure e i suoi beni. Sono incalcolabili che con magnanimità fa scendere su tutti, ma lui nell'alto vive sempre solo. E l'uomo ingrato non gli volge mai un grazie, un attestato di riconoscenza.
tale sono io, solo, sempre solo. Mentre stando in mezzo a loro sono luce di ciascun pensiero, suono di ogni parola, moto di ogni opera, passo di ogni piede, palpito di ogni cuore. E l'uomo ingrato mi lascia solo, non mi dice un grazie, un ti amo. Resto isolato nell'intelligenza, perché la luce che le do se ne servono per loro e forse per offendermi. Nelle parole, perché il suono che formano molte volte serve per bestemmiarmi. Resto isolato nelle opere, che se ne servono per uccidermi. Nei passi, nel cuore, intenti solo a disobbedirmi ed amare ciò che a me non appartiene. Oh, come mi pesa questa solitudine. Ma il mio amore, la mia magnanimità è tanto grande che più che solo vi continuo il mio corso. Nel mio corso vado investigando se qualcuno vuol tenermi compagnia e in tanta solitudine, e trovandolo vi formo la mia compagnia perenne e l'abbondo di tutte le mie grazie. Ecco, perciò sono venuto da te. Ero stanco di tanta solitudine. Non mi lasciare mai solo, figlia mia. Per quanto il brano sia breve, è opportuno fermare la lettura e iniziare la meditazione, che questa certamente è destinata più che ogni altra. Tutte sono, le meditazioni sono finalizzate poi al nostro dialogo, al nostro colloquio con Gesù, all'espressione del nostro cuore a partire da quello che abbiamo letto, all'espressione degli affetti, dei propositi, dei desideri, delle aspirazioni, ma questa certamente più che mai. Io non so a coloro che, tanti o pochi che siano, ascolteranno innanzitutto questo brano, ecco, perché poi quello che si dice non ha tanta importanza, perché è un tentativo di commentare ciò che il brano dice, che ha carattere evidentemente fondamentale e normativo. Ma sentire Gesù in stato di sofferenza è palesissima, evidentissima, proprio da ciò che traspira da questa pagina, dire io sono il Dio isolato dalle creature fa venire in mente quell'espressione degli Atti degli Apostoli, che raccontano che la prima volta che Pietro predicò dicendo Dio ha costituito Re e Signore quel Gesù che voi avete crocifisso, pentitevi e cambiate vita. Il testo commenta, dice, a quelle parole si sentirono trafiggere il cuore e chiesero che cosa dobbiamo fare. Io penso che sentire io sono il Dio isolato, sentire Gesù che dice tale sono io, solo, sempre solo, beh, se il cuore non si sente trafiggere dinanzi a queste parole, insomma, dobbiamo piangere assai, perché vuol dire che ci abbiamo ancora molto molto di pietra. Io ne posso sentire queste cose, non le posso proprio sentire. Cioè non. Nessuno di noi può sondare bene i pensieri, i sentimenti della Santissima Umanità di Gesù, che apparteneva al Verbo di Dio, è qualche cosa che va sempre oltre, che rimane ammantata di mistero, però insomma
immortale sono io, solo, sempre solo. Ci sono stati forse dei momenti nella vita nostra, insomma, in cui abbiamo avvertito questa solitudine, no? Solitudine che tra l'altro, almeno per quanto mi sembra di aver imparato, sia dalla mia personale esperienza, sia dal contatto, insomma, con tante anime in quanto sacerdote, la solitudine è un'esperienza che diventa sempre massima, diciamo così, quando ci troviamo nella sofferenza e nella prova. Comprendiamo, insomma, che in certe situazioni, a parte il fatto che quando stiamo male, per chissà quale grande mistero, insomma, questa ovviamente è un'espressione ironica, le persone intorno a noi spariscono. E a volte, ecco, nostro Signore, ecco, per il nostro bene ovviamente, e perché maturiamo in quelle tribolazioni, in quelle prove, in quelle sofferenze, cresciamo nella fede, nell'abbandono, toglie un pochino della sua percezione sensibile, quindi si avverte questo peso, no? E normale, basti anche pensare, nel Getsemani c'era Gesù. C'era Gesù contro il diavolo e contro tutti i peccati del mondo, solo contro tutti. Era veramente solo, no? È impressionante pensare le ore della passione, quando Luisa trova Gesù in quel modo, che dice: ma come? Speravo di vederci almeno la Santa Mamma. E no, la Santa Mamma stava accompagnando Gesù con la preghiera, ma era rimasta nel cenacolo, non era fisicamente presente nell'orto. Certo, la distanza tra il cenacolo e l'orto non è grandissima, saranno neanche un chilometro, forse 500 metri, adesso se ricordo un po' di topografia di Gerusalemme, però non c'era e non c'erano manco gli apostoli, che si sono addormentati, no? Quindi questa grande solitudine. Però qui Gesù, come dire, dobbiamo provare a fare uno sforzo grosso, insomma, no? Perché è uno sforzo fondato semplicemente sulle nostre limitate facoltà intellettive, perché renderci conto di quello che significa, no? Cioè, chi è uso pratico con gli scritti di Luisa, con le meditazioni sulla Divina Volontà, insomma, con questo mondo, ma anche con un po' di sana teologia cattolica, sa che Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, quindi la Santissima Trinità, unico, indiviso, eterno e sommo in Dio, è la causa in quanto creatore di tutte le cose ed è la causa della loro conservazione nell'essere in quanto provvidente. È presente in tutte le cose, insegnava Santa Teresa, per potenza, presenza ed essenza, perché tutte sono soggette al suo potere, perché tutte sono a lui presenti come nude e nella loro assoluta proprio profondità e totalità di ciò che sono, e quando sono intelligenti, di ciò che pensano, di ciò che fanno, è per essenza, perché in ciascuna di esse è presente un vestigio, se si tratta di una cosa inanimata, o un'immagine di Dio, se si tratta di creature intelligenti, e è presente la sua volontà che ritiene in vita. Ora noi dobbiamo provarci ad immaginare, per quanto insomma non sia molto alla portata della nostra mente, cioè che cosa può significare una cosa di questo genere, no? Cioè, pensiamo alla vita di un essere umano che non rivolge mai un pensiero a Dio, mai. E c'è gente che campa così, e purtroppo anche tra i cattolici, perché sai, zero, manco il segno della croce la mattina quando si alza. Proprio completamente out. Cioè, dobbiamo immaginare Gesù che l'ha creato, lo mantiene in vita, che è costantemente presente, cioè non può ignorare tutto quello che quella persona pensa e fa, perché è Dio, non può, cioè, non ha questa possibilità di dire: ma questo non ci penso, d'accordo? Ecco. E lo ama, tra l'altro, e lo richiama in continuazione, sta disponendo tutta la sua vita per il bene, per la sua salvezza, no? Ieri c'era una bellissima pagina di Zaccheo a messa, che ci fa comprendere quanto il Signore sia sollecito, attento, la splendida pagina del Libro della Sapienza, la prima lettura, e a farci in ogni modo del bene,
zero assoluto, cioè non dico tanto, sai, dico uno va a messa tutte le domeniche, dice tutti i giorni le preghiere, la mattina e la sera, fa anche qualcosa di più, insomma, questo è già molto, no? Ma zero assoluto. Zero assoluto con dosi rincarate, che adesso le mediteremo insieme, le facciamo nostre queste palpitazioni del cuore di Gesù. Io sono venuto per farti compagnia e ricevere in cambio la tua. Si possono sentire queste cose senza che ci tremi il cuore? Dice, ma Signore mio, ma che ci fai della compagnia mia? Immaginando che desiderasse la nostra, dico, ma che te posso fare io che sono povero? Sono un povero nulla, sono l'ultimo degli esseri umani. Eppure nella Sacra Scrittura c'è scritto che la sapienza che ha creato tutte quante le cose pose la sua delizia nei figli, tra i figli dell'uomo. E Gesù la gradisce la nostra compagnia. Quanto sarebbe contento, insomma, se imparassimo a stare molto tempo, le mezze ore, le ore, le notti intere davanti al Santissimo Sacramento. Sarebbe contentissimo. Proprio per stare con noi e noi con Lui. Allora, vivo in mezzo a loro, sono vita di ciascun atto loro e mi tengono come se non esistessi con loro. Come rimpiango la mia solitudine, qui non è un rimpiangere, questo rimpiango bisogna intenderlo come piango la mia solitudine. La mia solitudine. Nessuno, l'uomo ingrato, non volge mai un grazie, è un attestato di riconoscenza, come al sole che vive sempre solo. Questa è proprio una frase che fa trafiggere il cuore, cioè che trafigge il cuore, che in genere è veramente dolore, no? Allora noi sappiamo come ogni volta che ci muoviamo nella Divina Volontà non soltanto diamo questa gloria, questo amore, questo ricambio a Gesù che tanto gradisce, ma lo facciamo anche per tutti, e magari nella nostra testolina limitata non comprendiamo l'importanza, dice vabbè, ma che ci fa che lo faccio per tutti oppure no, e ci possono sembrare insomma dei gesti non così importanti. Dobbiamo provare, per comprendere bene, a metterci nei panni di Gesù, che poi dice appena trovo qualcuno vi formo la mia compagnia perenne e l'abbondo di tutte le mie grazie. Ci sarà qualcuno tra quelli che ascoltano questa meditazione, ecco, che le prende sul serio queste parole e comincerà veramente a farsi del pensiero di vivere con Gesù, quindi imparare a stare alla sua presenza, parlargli in continuazione, rivolgergli tanti atti di amore, tanti pensieri, tanti desideri, tanti affetti. E mette pure alla prova questo che Gesù dice. Cioè, vediamo se mi abbondi di tutte quante le grazie e fino a che punto arrivi, Signore mio. Non ovviamente in tono di sfida, no, ma in tono, come dire, amorevole, in tono affettuoso. Oppure digli, va bene, tu hai promesso queste cose, le grazie, non fa niente le grazie. Io non sarò tra coloro che ti fanno dire io sono il Dio isolato. Solo, sempre solo, no. Not on my name, dicono gli inglesi. Non per quanto mi riguarda. Non è mio potere impedire agli altri di farlo. È il mio potere però supplire alle latitanze degli altri operando nel divin volere. Questo dobbiamo ricordarlo. Ma io questo non lo farò. Io, Gesù, non mi sentirò dire da te mi hai lasciato solo. Penso che qualunque anima che abbia un minimo di cuore, insomma, almeno il desiderio gli venga, poi certamente tra il dire e il fare c'è di mezzo l'amare, ecco, disse
un tempo un sacerdote, poi è diventato vescovo, non di mezzo il mare, ma di mezzo la mare, ecco, perché questo dipende da quanto realmente amiamo Gesù, no? Gesù è luce di ciascun pensiero, è suono di ogni parola, perché noi non penseremmo senza la luce che ci viene dall'alto, noi non parleremmo. Se io sto parlando adesso, certamente c'è la mia intelligenza e la mia anima che pensa, ma ci sono le corde vocali che stanno facendo il loro lavoro. Io non so neanche bene come funzionano perché non sono esperto di anatomia, ma so che ci sono. E le corde vocali sono un atto della divina volontà, sono un atto, sono uno dei tanti indicibili capolavori della divina volontà. Dio potrebbe silenziarmi seduto a stante, d'accordo? E non ci metterebbe assolutamente nulla. O inibendo, stupidendo, impedendo la mia, come dire, mente di connettere idee e pensieri, e quindi di poter formulare delle frasi di senso compiuto, spera almeno di senso compiuto. Poi la loro qualità lasciamo a lui giudicarla. Oppure impedire il corso delle corde vocali. Ma quando uno bestemmia, dice una bestemmia da scaricatore di porto, cioè il moto delle corde vocali che hanno proferito quella bestemmia, viene dal bestemmiato. Queste sono le cose veramente quando uno ci fissa i pensieri, ma chi di noi, insomma, no? Cioè, se no, c'è una persona che ti fa del male. E tu ne sei la condizione di possibilità. Se tu, come dire, cessassi di metterlo in condizione di farlo, cesserebbe di farti del male. Dio non lo fa. Io rimango, sarò ingenuo, sarò un bambino, forse è bello essere bambini in questo modo. Io rimango esterrefatto considerando queste cose. I piedi che possono essere utilizzati per tirare i calci addosso alle persone, quelle belve, insomma, che ogni tanto si sente nei telegiornali, i pestaggi sono delle cose veramente orribili. Cioè, una persona che prende a calci un uomo che sta buttato per terra è quanto di più becero, spregevole che ci possa essere, però la vita di quei piedi che si muovono in quel modo è la divina volontà, è Dio. È pazzesco, eh. I cuori che battono, tutti i palpiti, tutti quanti i cuori degli esseri umani, battono perché c'è un divin volere che in ciascuno di quei cuori presente li fa battere. E l'uomo ingrato mi lascia solo, non mi dice un grazie o un ti amo. Quando la Chiesa nella sua sapienza ci ricorda che questo l'ho detto tante tante di quelle volte fino ad esagerare, no? Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. E questo è vero sempre, questo è vero in ogni istante della nostra vita, in qualunque situazione noi ci troviamo. Poi Gesù scende in particolare, scendiamo in particolare con lui in questi ultimi 5 minuti prima del termine della meditazione. Resto isolato nell'intelligenza, perché la luce che le do se ne servono per loro e forse per offendermi. Ecco, chi medita per esempio applica bene l'intelligenza, perché l'intelligenza è stata data anzitutto per questo, per conoscere alla luce della fede. Il nostro Dio sempre più e sempre meglio, non certamente per andare ad escogitare cosacce brutte, insomma, che offendono Dio, no? Nelle parole, appunto, perché il suono che formano molte volte serve per bestemmiarmi. Certamente Dio non è molto presente, no? Nella parola usata per bestemmiare, ma anche nelle parole usate per le volgarità. Io,
sinceramente sono proprio nauseato, disgustato, ecco, da questo fiume di fango. Farei, se fosse il mio potere, una campagna mondiale contro la volgarità. Basta, non se ne vorrò veramente proprio più. Sentire volgarità dovunque uno si gira, in televisione, negli spettacoli, nei film, per strada, d'accordo? Anche da parte di autorevoli personaggi, insomma, no? A volte anche, vabbè, lasciamo perdere, insomma, no? Dove sta Gesù? In una parola, in una voce che esprime una volgarità, anche qui parlo specialmente ai figli di Dio, alle persone devote, insomma, no? Come fa una persona a tirar fuori quel fango, quel vomito? Perché poi le volgarità hanno tutte quante una più o meno velata, ma poco velata, spesso e volentieri, valenza che richiama il mondo dell'impurità, gli organi genitali maschili, femminili o comunque schifezze del genere. Come fa uno a usare la voce, a muovere la lingua per proferire una volgarità del genere e poi su quella stessa lingua tranquillamente andarci a far deporre l'ostia come se niente fosse, no? Boh. Sarò esagerato io, insomma, però io ho proprio un fastidio quasi fisico, ecco, nel sentire tante con un dolore proprio immenso. Cioè un po' di buona educazione, ecco, un po' di sana classe, insomma, no? Un po' di bella raffinatezza, insomma, no? Che brutte cose, insomma. Gesù resta isolato nelle opere, da parte di chi se ne serve per ucciderlo. I nostri peccati hanno ucciso Gesù, il figlio di Dio, i nostri peccati continuamente lo uccidono dentro la nostra anima, perché uccidono la vita della grazia. Non sarebbe bello pensare, insomma, di poter dire a Gesù: guarda Gesù mio, io lo so che sono un disastro totale, che non ne faccio una dritta, e per quanto sta in me, però almeno volontariamente, almeno per quanto posso, per quanto sta in me, cerco di evitare di essere causa per te di dolore. E questo sarebbe bello poterlo dire a Gesù, ma anzitutto volerlo veramente, insomma, come gesto di amore dinanzi al nostro Signore. Noi non possiamo purtroppo impedire che le persone offendano Dio, questa è una brutta cosa, si può fare, ma possiamo almeno evitare di farlo noi e riparare per quelli che lo fanno, e questo certamente farà molto piacere al Signore. E poi nei passi, nel cuore dei suoi figli, intenti solo a disobbedirmi, la disobbedienza, ai divini voleri, una cosa continua nelle cose grosse, cioè roba da comandamenti, e nelle cose piccole, e nelle piccole ispirazioni, e come reagiamo alle cose che la divina volontà ci pone dinanzi, in come rispondiamo a quello che Dio vuole per quanto riguarda i suoi progetti di vita su di noi, il tipo di persona che noi dobbiamo incarnare, chi ha sposato, essere un santo marito, una santa moglie, un santo padre, una santa madre, un santo prete, un santo frate, una santa suora, un santo laico, una santa laica, un santo vittima, una santa vittima, un santo sposo di Gesù o una santa sposa di Gesù, e quante ce ne stanno, insomma, no? Ma queste sono tutte quante chiamate della divina volontà a cui le persone devono rispondere personalmente, ciascuna nella situazione in cui si trova, e interpretando, decodificando e quindi poi facendo suo quello che Dio gli fa comprendere da lei volere. Ma passi, cuore, altro, intenti a disobbedire e ad amare ciò che a me non appartiene, sia perché è cattivo,
Se anche a Gesù non appartiene ciò che noi nella nostra vita amiamo, non soltanto contro la sua volontà, ma al di fuori della sua volontà. E potrebbe anche essere una cosa di per sé non cattiva, ma che lui non vuole per noi. Come, facciamo un esempio proprio sciocco, il primo che mi viene in mente adesso che mi è venuto estemporaneo, una donna chiamata a fare la suora di clausura, se amasse tanto, che ne so, andare al mare, che è una cosa, beh, il mare è un grande ti amo di Dio, una creatura meravigliosa, ma per quella persona, se si attacca al mare, ama il mare, diventa un problema. Perché, insomma, nel monastero di clausura non si esce per andare al mare. No? Ecco. E concludiamo però in bellezza. Perché Gesù cerca anche tra tutti coloro che ascoltano questa meditazione e che appena adesso finisce ci parleranno con Gesù. Vuoi tenermi compagnia? Vuoi tu in tanta solitudine essere tra i pochi che non fa così? Che mi ringrazia, che mi ama e lo fa per sé e per tutti. Vieni, vieni. Io starò sempre con te, formerò con te la mia compagnia perenne, dice il Signore, e ti riverserò una montagna di grazie. Sono venuto da te, ero stanco di tanta solitudine, non mi lasciare mai solo, figlia mia. Ecco, chiudiamo sentendoci rivolti a ciascuno queste parole. Stanco di tanta solitudine, non mi lasciare mai solo, figlia mia o figlio mio. Ecco, lasciamo adesso spazio alle nostre risposte personali e al silenzio con cui ciascuno di noi, ecco, dinanzi a Gesù o anche dinanzi alla Madonna, io credo che la Madonna possa tranquillamente prendere queste parole di Gesù e farle sue. Non per niente, abbiamo appena passato il primo sabato del mese. Tra le pratiche richieste per i primi 5 sabati del mese c'era farmi compagnia per 15 minuti meditando i misteri del rosario. Anche la Madonna che tanto ama i suoi figli, secondo soltanto a Gesù, ma tanto ci ama. Ecco, se già Gesù trova pochi disposti a fargli compagnia, chissà se la Madonna trovi qualche anima devota che faccia compagnia anche a lei, che tolga qualche spina dal suo cuore. Anche questo deve essere oggetto della nostra meditazione e dei nostri propositi. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.